Skriniar in tribuna, la curva lo ignora, andrà PSG in estate, ma nel derby ci sarà. Adesso che anche l'ultima speranza è svanita, per Milan Skriniar inizia l'operazione. Punto recupero. L'ultimo giorno di mercato si è concluso senza l'assalto da parte del PSG o, se preferite, senza che la proposta dei francesi convincesse i dirigenti nerazzurri a lasciar partire subito lo slovacco. Milan andrà a Parigi dal 1 luglio a parametro zero, ma fino a quella data indosserà la maglia nerazzurra e non da separato in casa. Tradotto, Inzaghi lo utilizzerà perché conta sulla sua professionalità. D'accordo il numero, 37, non indosserà più la fascia da capitano quando Andanovic, D'Ambrosio e Brozovic saranno out, ma non sarà messo ai margini della rosa come è orientata a fare la Roma con Zaniolo. Skriniar serve tremendamente per la rincorsa a un posto Champions. Visto che ha voltato le spalle al club di Viale della Liberazione che gli offriva un rinnovo da oltre 6 milioni netti a stagione e visto che non c'è stato accordo per recuperare nella finestra invernale di mercato una parte dei soldi che Zan aveva rifiutato a fine agosto, il centrale dovrà almeno dare un contributo importante per consentire alla sua formazione di entrare tra le prime quattro in classifica al termine di questa stagione. Stasera chiaramente Skriniar non è né in campo né in panchina. Dopo la squalifica di sabato scorso a Cremona avrebbe potuto giocare, ma l'incertezza sul suo futuro negli ultimi giorni lo ha condizionato durante gli ultimi allenamenti. Inzaghi, che già ha pagato un dazio salato utilizzandolo contro l'Empoli, quando la testa del difensore era al no appena pronunciato riguardo al rinnovo, non ha voluto concedere il bis. Se ne riparlerà domenica, quando a San Siro andrà in scena il derby. Se Milan sarà titolare contro il Milan, lo vedremo. Di certo ha bisogno di un lavoro importante a livello psicologico e dovrà di nuovo calarsi nella realtà nerazzurra dopo che lui stesso ha chiesto di essere ceduto immediatamente al PSG per provare a vincere la Champions con Messi, Mbappé e Neymar. In Viale della Liberazione non hanno dubbi che onorerà fino in fondo il suo contratto, che attualmente gli permette di guadagnare 4,2 milioni fino al 30 giugno. In questi 5 anni e mezzo alla Pinetina infatti lo slovacco non ha mai avuto sbandamenti ed è stato un professionista esemplare. Inevitabile per Marotta, Ausilio e Inzaghi pensare che continuerà a comportarsi così nonostante il suo futuro sotto la Torre Eiffel sia scritto. Piuttosto c'è da capire come si comporterà adesso il tifo nerazzurro. Negli ultimi giorni sui social ci sono state parecchie critiche nei confronti dell'ex capitano e, dopo i cori e gli applausi a Skriniar pre-cartellino rosso contro l'Empoli, ieri la curva nord ha esposto un significativo striscione, calciatori e società, l'Inter si ama e si rispetta. Un messaggio molto chiaro anche se non ha tirato in ballo direttamente l'ex Sampdoria. In compenso Calhanoglu, tra i protagonisti nel derby di Riyad in area di rinnovo del contratto, è stato riempito di affetto e cori. Skriniar, stavolta è stato ignorato. Domenica, vedremo.